indubbiamente una congiuntura difficile a livello internazionale, e tuttavia l'unità resta il valore in cui fermamente credere, e così come è stato espresso dalle massime autorità istituzionali, è il valore su cui è impermeato l'attività costante delle forze armate, che è protesa a stabilire ovunque i principi di solidarietà e di rispetto umano. Le forze armate concorrono in caso di calamità nel soccorso delle popolazioni colpite. Noi siamo addestrati per stare continuamente vicino alle popolazioni in questi contesti nazionali e internazionali, ma prima che l'addestramento contano i valori umani a cui le forze di polizia, l'arma dei carabinieri e tutte le forze armate sono improntate nelle loro missioni addestrative. Lei da un paio di mesi si è insediato nel territorio provinciale a capo del comando provinciale dei carabinieri. Quali reati, insomma, sta riscontrando di più? Quali preoccupazioni dà maggiormente questo territorio? Ma indubbiamente è un contesto, quello teramano, che richiede una notevole applicazione in fase di prevenzione e di repressione. Non esistono al momento fenomeni predatori eccessivamente violenti, siamo nell'ordinario, teniamo costantemente alta la guardia, così come teniamo costantemente alta la guardia su tutti gli altri fenomeni che possano esistere di infiltrazione mafiosa, di associazioni e di qualunque tipo di reato che possa ledere all'incolumità e alla tutela della comunità. La giornata di oggi, il 4 novembre di quest'anno, è il primo 4 novembre dopo la riapertura dei conflitti in Europa. Questa è la sintesi che possiamo dare. Ecco perché questa giornata, oltre ad essere la giornata della festa dell'unità nazionale e del ringraziamento per le nostre forze armate, deve essere assolutamente la giornata della festa della pace. Pace che deve essere invocata non solo come cessazione di una guerra, delle guerre, della guerra in corso in Ucraina, ma direi in tutto il mondo, ma anche e soprattutto costruzione di un sistema di pace solido, solidale, strutturato per un mondo migliore. Questo è un po' quello che ci stiamo ripetendo. Per quanto riguarda l'Europa, la necessità di ricostruire, di far ripartire quel processo di integrazione europea che ci deve portare assolutamente ad un'Europa unita, liberale, solidale e di giustizia sociale.